Vediamo perché l'altra mossa che sembrava promettente invece non funziona, che è questa. Questa mossa non c'è, non ci sono. Ok, perché questa che apparentemente è meglio perché va a separare, invece è peggio. Cosa succede? Uno si aspetta che bianco faccia esattamente la stessa cosa, casomai cambiando il verso di questa, che comunque qualche differenza la fa. E poi scendono. In realtà quello che può fare bianco adesso è semplicemente andare qui, appoggiarsi di là. E questo, visto che c'è la pietra isolata, non è la stessa cosa che farlo quando c'è qui quest'altra. Questa adesso è più forte, avendo l'alleato, no? Mentre in questa posizione questa è più debole. Per cui, che succede? Nero può bloccare, ma bianco fa crosscut. E dopo questo, sostanzialmente, riesce a scappare in un modo o nell'altro. Non è detto che porti fuori questa, però farà un gruppo di qua. Insomma, non rimane chiuso dentro qui. Non si forma il muro di nero, questa è più viva, e nero ha meno forza su tutto il globale. Ci sono comunque un po' di cose su cui stare attenti, perché magari anche su questa risposta di nero bianco non vi gioca proprio questa con la sequenza che abbiamo visto, ma magari può provare a complicare un po' le cose. Un mezzo è quello di iniziare subito, così, perché tanto sapendo che tagliare non funziona, gioca subito là per fare la base. Allora, ancora una volta, nero può giocare o di qui per difendere l'angolo o di qui per chiudere bianco. E di nuovo la risposta è questa, perché se quella che andava bene prima va bene anche adesso, anche se abbiamo omesso questi scambi, no? Ci sono queste pietre in meno. Però va bene, perché se bianco sale, andiamo. Se bianco sale andiamo a ripetere esattamente la stessa sequenza e torniamo nel giochi di prima. Se invece bianco fa così, viene qua, non lo si può più bloccare in quel modo, cioè se taglia lo si chiude, ma se viene qui cosa facciamo? È una forma del cavolo, no? Ho giocato Ok, anch'io lì. quello può essere un'idea. Però è un po' troppo vicino. Allora, esatto, Ora non mi sta a contatto. allora Come proviamo a vedere schiamava? cosa succede. Di solito da queste formazioni, essendo così solidi, si riesce a uscire semplicemente di forza brutta. Però stiamo lasciando il muro fuori a nero, no? Però tanto quello nero ce l'avrebbe avuto lo stesso. E adesso è un discreto dilemma, perché se nero blocca, tanto viene tagliato e poi così davvero un po' nei guai, perché se blocca qui corre dei rischi su tutte le pietre. Bianco ha poche libertà, sono solo tre, però questa ne ha due, 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 e quindi insomma c'è poco da ridere. Su questa forma nero bianco può anche mirare a questo taglio, seguito poi da questa mossa, perché poi c'è nero,
bianco che minaccia con questa la cattura. Nero potrebbe giocare qua, che è un po' la stessa idea di questa, però nuovo bianco, anche lui salta una mossa rispetto a quella che abbiamo visto prima, gioca direttamente qui, mette nero un po' nei guai, perché adesso nero che fa? Deve aprire a fucile bianco, oppure blocca e si fa tagliare. È un dilemma. Ma, come diceva Federico, si può giocare qua. E giocare qui è buono perché se adesso bianco esce, nero gioca qua e si prende il lato. Se bianco vuole provare a salvarli entrambi, invece ha dei problemi. Bianco, nero, che è mossa non bellissima. Bianco, nero di nuovo, non deve preoccuparsi del taglio. E adesso a questo punto bianco deve uscire di lì, perché se va a completare i giochetti di qua, nero non può più entrare. Non esce più. Cioè sì, può darsi che giocando così, così, riesca anche a vivere, ma forse. In realtà che adesso nero ha già delle pietre, per cui è più complicato. Per cui bianco esce e nero taglia. Cosa succede qui? Dipende un po' da quello che vuol fare bianco, ma non succede niente di buono per bianco, in nessun modo. Perché quello che può fare è uscire di qua, ma nero estende e queste due sono catturate. Dopo questo c'è niente da fare. Nero all'angolo e al lato. E un po' di influenza qui. Questo non sembra non star benissimo, ma se ci pensate anche questo non è che abbia occhi. Quindi qui c'è un solo gruppo forte e due che se ne vanno. Oppure, bianco, nero non gliela lascia subito, ne aggiunge un'altra, bianco lo segue, nero da Tari, e adesso bianco, volendo, potrebbe fare questa per questa per questa e collegarsi, però lo vedete anche voi che nero gioca qui e quelle non escono più, no? E soprattutto queste qui non è chiaro che abbiano occhi, quindi è inutile. Per cui che fa bianco? Potrebbe giocare così. Così, così, ma bene chiuso, oppure, cioè non si riescono a salvare in tre, a salvare. Ciao. Non si riesce a salvare sia un gruppo che l'altro. Per cui l'idea originale di bianco di scappare in questo modo non va bene. Perché nero lo intercetta. Se bianco scappa in diagonale, non cambia molto, perché di nuovo si può giocare lì e poi praticamente va allo stesso modo.
Si vede che in questo caso ogni mossa di nero attacca entrambi i gruppi di bianco. Esatto. Questo. Allora, si poteva pensare di giocare questa mossa subito dopo questa invasione. Ma avendo scambiato questo per questo, piuttosto che per queste due, solo così, questa non è qua, Nero è comunque più forte e ha mandato Bianco a danneggiare il suo gruppo qui, cioè la sua fetta, per cui è uno scambio vantaggioso per Nero rispetto a solo questo. Adesso qui Bianco scappa, lascia questo, magari poi ne attacca questa qui. Lascia così. Mi sono rafforzato e ho diviso due Perché avendo mandato il gruppo bianco da questa parte ha danneggiato questo? Perché mi ha dato l'opportunità di giocare questa mossa, che l'avrei giocata lo stesso, no? Ma adesso nero di qua è più forte e bianco non ha più l'opzione di lasciare, di abbandonare la pietra, perché abbandonarne una così è una cosa, abbandonarne tre è peggio, non solo perché ci sono due punti in più, ma perché il territorio che stai concedendo diventa più grosso.